Oh, signore, vada che ci siamo anche noi. Attenzione. Allora, si fa una riunione perché c'è da sistemare le cose, ok? Per la luce delle scale, dell'eterni, e c'è un discorso, la sua cucina che bisogna essere... Mi fa parlare un attimo? Io c'ho la parola. No, io c'ho la parola, perché io qui sono padrone, Delle cave. Ho detto che sistemiamo tutto. Le cave me le deve dare! Certo che... E allora perché non me le dà le cave? Non ha detto lui che voi non usate. A me del tuo appartamento non mi interessa. Ma non ho detto che si dà le chiavi. E allora perché è andata via senza darmi le chiavi? Come si permette lei? Prima di cambiare le chiavi qui, lei le deve chiamare da sola. No, prima facciamo una bella riunione, mi pagate ovviamente. Io vi pago? Che pago? La serratura pago io. Ma lei me l'ha detta a me di cambiare le chiavi qui? Com'è? Me l'ha detto? Ah, davvero? E chi è entrato nel nostro appartamento con la chiave? Lei è la sua. Ora si scrive tutto e do la chiave. Ho detto lei mi verrà, andiamo di qui. No. Ha capito? No. Lei non può urlare con me. Come si permette lei? Come si permette lei? Siamo noi proprietari. Sì, davvero? Sì. Siete voi? Io sono proprietario di giù. Come si chiama lei? Professi Gabriella. Ma che urla? C'è bisogno di urlare? No, lei prima di cambiare fa lavoro. C'è bisogno di urlare? Prima di fare lavoro devi chiedere permesso. Vada dai carabinieri. Non devo mica dire a lei che sono. Sai chi è? È una strega, mi sembra. Chi sono? Lei non si permetta di offendermi. Mi sembra una strega lei. Questi sono appartamenti nostri, tutti e due. Sì. Ok. Ho detto che lo davo la chiave. Chiamate i carabinieri, volete chiamare i carabinieri? Ma che dove sono? Chiama la mia, se vedi non ci vuole.
Alle 10 viene il pasto. Adesso apriamo il gioco, tu mi dici. Ma ho detto alle... Oh, non esce da qua. Vai a aprire là. Questo pane, oh culo, come vuoi aprire la testa, come vuoi aprire l'altro? Vai, vai. Se questo di pezzo. Se questo di pezzo, chiamiamo carabinieri. Ce l'ha il telefonino. Chiamate il carabinieri. Io non ce l'ho il telefono. Se questo di pezzo. Chiamate il carabinieri. Marcone, dai. Ma di dove sei sortito te? Di dove sei sortito? Non mi dia del tuo. Ma che sei te? Chi sei te? Non mi dia del tuo, dai. Che si devo dire? Lei ha una faccia a questa maniera e glielo do del lei io? Come si permette di cambiare la sera? Chiamo la... i carabinieri. Eh? Chiamo. Non c'ho il cellulare. Chiamo. No, chiamate voi. Ah, chiamate voi. Ma di dove sei sortita te, vuoi sapere io? Di dove sei uscita te? Che numero è questo carabinieri? Il 112. 112. Il via Canovecchio 137. 197. Vai. Madonna vigliacca, ragazzi, qui non si paga e non lo vedi a fare. Ma che madonna, nel mio appartamento mi devo mandare. Ma che aspettiamo? Ma io se ti vuoi essere scalacciato, col sapo, lo scassino, fecero. Ah, ma che c'è non ha capito, lì c'è il medicinale dentro. Ho detto alle 10 viene il padre. Prendo a me e ci faccio vedere io ora qua. Ammazzami chi davanti a me. Anche sei siciliano. Ammazzo, sono siciliano. E tu? Sì, ammazza. E tu sei la sola stronza che dici siciliano. I siciliani che sono siciliani con brodati. Mi hai minacciato a farlo. Devo aprire la porta. No, picchiami. Minacciami ancora, picchiami, ammazzami, sei siciliano, chi davanti a loro? Ammazzatemi tutti qua. Ammazzatemi tutti qua. Quando è finito, vai via. Vai via. Sì, come vado via che non mi fate neanche. Allora finiti, fa lavoro. Devi avere permesso a noi altri. Aspetta. Lo siciliano, ora ti faccio vedere il siciliano. Ma qua non faccio tutte le vanfaccio, signora. Ecco, ho detto che visti in bianca, ok? Ora ho detto facciamo una riunione perché c'è da sistemare tutto quanto. Le termi, il condominio da pulire, la luce, che ha collegato con la luce. Ma signora, scusi, Va bene, parliamo quando ci sono i carabinieri, ok? Alle 10 viene il padre. Ma adesso non apro ora. Ma lei, come si è permesso di cambiare la tua? Ecco. Io lo sapevo, questo è permesso a cambiare la tua. Ecco, vieni a aprire. Vieni a aprire. Vieni a aprire. Ha chiamato lei, senza permesso a noi. Io se devo entrare a casa, con che entro a casa? Dai nostri appartamenti. Con che entro a casa io che non ce l'ho la chiave? Mi hanno chiusa dentro. Con che ce l'ho la chiave? Che io non ce l'ho la chiave? Mi hanno chiusa dentro. Ma chi siete? Ma devo essere sortito. Senti cosa vuoi. Ma devo essere sortito. Senti, quelle sono cose tra di voi. Sì, sì. Ma mi hanno minacciata di picchiare. Ma che minacciate? Ma che ti vuoi minacciare? Io voglio sapere una casa sola. Io devo entrare a casa stamattina, non ci posso entrare. Ha detto lui che voi non entrate qua, che usate. Io dovevo entrare a casa, la Lui chi ha detto? Ha detto che voi non entrate perché mi ha attaccato la luce. Io ho il passo, io ho il passo qui. No, lui ha detto di no. Io ho il passo qui. Lui ha detto di no. Che ha attaccato la luce. Ma stai zitto, ma stai zitto, ma adesso sono qui. Ma che tenderezza se attacca la luce a pagare? Che tenderezza? Che tenderezza se attacca la luce? Se io ci passo, non ci passa, te che te ne frega? Chi è? Io? Va bene, ora chiamiamo i carabinieri. Certo, comunque c'è da aprire quella porta. La porta c'è da aprire. No, dovevi avvisare e lasciare la chiave. Come? Avvisare, non se ne sono andati. Lui ha detto che loro non usano. Ho fatto la chiave. Sei venuto di là, dimmi, ho cambiato la serratura. Poi, prima di cambiare la serratura, questo è un passo condominiale. Avete chiesto la luce prima di attaccare la serratura? Lascia stare la luce. Perché? La luce, perché non la pagano? Allora, lei ha detto che io non sono nessuno, mi ha dato del tu, mi ha offeso. Sì, ma che offesa? Ma falla finita, ma adesso sono finita. Ma falla finita. Da dove sono sortita? Sì, di dove sei sortita? Di dove? Ma lei chi è? Sì, sono chi io. È danno male che sono qui. Darmi del tu. E tu chi sei te? Mi cambia la tu senza di niente a nessuno. Chi sono io? Sì, non chi so io chi sono. Chi sei? Chi sono io? Questa qui è un posto che appartiene anche a me. Non fanno. Mi sputi in faccia. Allora falla finita. Non falla. Mi sputi in faccia. Io prima risciacchi la bocca prima di parlare male di me. Casomai mi chiami dottoressa. Sì, okay. C'è dottoressa la sega, ti chiamo. Dottoressa. Sì. Sono dottoressa. Dottoressa, okay. Sì, dammi sti vali. E fateci vedere. Lei non si può permettere. E fateci vedere come sente di gente.
non si permetta di offendermi, ok? La tua intelligenza, si vede come sia. Ma falla finire. Lei è molto intelligente, sì, quanto sembra, e anche molto educata. Cioè, non mi fa arrabbiare perché sono stato educato a scuola, e non mi posso arrabbiare. Se mi succede qualcosa, ti mando anche a cadere. Perché chi è lei? Chi è lei? Fanni mandare in galera. Sì, manda ora galera. Vengono i carabinieri, sì. Denunciate, sì. Siete tre? Fate la denuncia. Fate la denuncia, denunciamo anche lei, perché a lui ha fatto venire il tumore e noi dobbiamo risarcirlo, ok? È tu mi chiude che c'è una degenerata da prendere. Da 10 giorni che, da 10 giorni che non sta, io sono venuta di giorno di notte, c'è la raccomandata, non ridirà. Sì, aspettiamo i carabinieri. Comunque prima di fare i lavori qui alla porta, devi chiedere permesso a tutti. C'è da aprire. Vergognati. Lei non può permettersi di offendermi, chiariamo una cosa. Non può assolutamente permettersi di offendermi. Io non l'ho offesa. Io non l'ho offeso. Come fai a cambiare la sera? Neanche con una parola ho offeso. La sera ha detto lui che non lo usate. Di fatto io ho visto che lo usate. Lui ha detto che non usate. Ma il passo ce l'ho io. Io il passo devi fare a me. Ho detto che ho fatto le chiavi. Ho detto mi pagate le spese della seratura e do le chiavi. E mi firmate la ricevuta. Era quello di scorso. L'appartamento è il nostro, ok? Sì, la gente ci sta abusivamente nel nostro appartamento perché noi il contratto ce l'abbiamo. Com'è? Ok. Signora, se sono questi di qua e quello di là, a noi non ci interessa. A noi ci interessa il nostro appartamento. Ci sono entrati e voi lo sapete che sono entrati. Con la chiave, non hanno rotto gli appartamenti. Non ha detto lei l'altro giorno a mio figlio che lì non sta nessuno? In quell'appartamento di sopra? Chi ci sta? Lei ha detto a mio figlio l'altro giorno. Che gli ho detto io? Che lì non vede mai nessuno in questo appartamento. Difatti io da 10 giorni sono venuta di giorno, la mattina, di pomeriggio, la sera e la notte. Allora, non c'era mai nessuno. Ma signora, non c'era mai nessuno. Ma signora. No, ora chiariamo con carabinieri. Comunque la porta, c'è la porta. Lei non si fa ragionare. Scusa, apri per favore quella porta perché quella comunque c'è da aprire. Ora che sono nel mezzo casini io non ci metto le mani. Ora meno male che non siamo usciti a entrare dentro perché non li voglio. Non si è entrato dentro e perché non si è aperto. Lui per lui c'è da aprire. Lei doveva. Io non vi ragiono, con carabinieri si ragiona. Madonna assassina della Madonna. Lei non si permetta di offendermi, offenda la sua moglie e la sua famiglia. Stai zitta, stai zitta, chietati. Non mi dia del tu, ho già detto, perché non sono il suo cane, ok? Ok, parli così davanti a carabinieri con me, parli in questo modo da carabinieri. Sì. Sì, certo, inquilini, ok. Nel frattempo lì sono entrati con la chiave, tutti zitti, lo sapete che sono entrati, forse lo sapete anche chi è, con le chiavi. Qui è stato andato a raccontare un sacco di storie all'assistente sociale che dobbiamo fare un contratto di favore, paga tutto, che non ha promesso nulla, non ho capito. Perché non è venuto con me dall'assistente sociale? Perché si sarebbe confuso nelle bugie. Ha detto come si poteva impegnarsi noi di pagare l'affitto? Ho perso tutta la mattina. Ha detto noi, la società, non appoggiamo. Che hai fatto? È importante che tu sia normale, con le tue minacce. Con le tue minacce che mi hai dato e mi hai chiusa dentro. Certo, mi hai chiusa dentro, hai detto siciliano, va bene, sei forte siciliano. Ma questa mi sta passando che dice che io sono bugiardo.
No, io non ho detto che è bugiardo, ha detto che l'assistente sociale ci avrebbe pagato l'affitto. Ho sprato, perché non fa lo sprato, giusto? Lo sprato, nemmeno perché non vai lo sprato, scusa. Hai contratto di affitto con noi? Sì. Facci vedere, noi, io non ce l'ho. Io non ce l'ho il contratto d'affitto, perché il contratto d'affitto ce l'ho con una società e non con una persona. Sì, 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 che non ha neanche detto che è stata chiusa la società, ho fatto la visura, non è vero. Detto che sei amministratore, delegato, che sei liquidatore delegato, è stato fatto la delega con notaio siciliano e non è assolutamente vero. Hai detto che c'è la sede in Sicilia, un sacco di bugie. Io devo andare via, perché c'ho fretta, c'è un altro. Cosa hanno detto i carabinieri? Comunque, per favore, apri la porta. Apri la porta. C'è lui, qui presente, e lui c'ha. Non prenderti nulla quello che ti ha fatto, ma no, scusa. No, perché te hai fatto e io ti pago, se scusa. Se te mi dicevi ieri sera che questa casa ci sono gente... Ma io ancora, che ne sapevo, lui ha detto che non c'è nessuno, io sono passato da giorni, ma dove anche con le persone sono passata, mica da sola, qui, a vedere se c'è qualcuno. Dove nessuno. Dove né di giorno. Ma sei venuto fino all'altro ieri. Fino all'altro ieri sono venuta l'ultima volta che sono andata dall'assistente sociale, da lì tutti i giorni sono venuta. Tutti i giorni sono venuta la mattina, il pomeriggio, la sera e di notte con le persone, con testimoni e non da sola. Ok? Anche quelli lì ce ne sono andati senza dirci nulla, senza pagare l'affitto. Ma non è detto, magari loro. Ma io con lui non ho nessun contratto. Io non so neanche come ha messo la residenza, perché la nostra società non ha dato nessuna autorizzazione per mettere la residenza, perché è un contratto foresteria che usano le società, invece di mandare negli alberghi gli operai, mandano negli appartamenti per il tempo di lavoro. Invece lui si è piazzato qui fisso, si è fatto grande con questa sua malattia che a noi non ci ha detto neanche nulla e ora gioca sul fatto che lui è una persona malata e non può essere sfrattato. Ma allora l'assistente sociale gli dia una camera e un bagno e cucina, perché non c'è da occupare un appartamento di 83 metri quadri di una società e bloccare la società, perché io contratto non ce la faccio con lui, non c'è verso, lui è abusivo. Lui è pienamente abusivo. La nostra società non ha assolutamente autorizzato di mettere la residenza. No, scusa, ma no, per ora non ho tempo di aspettare io. Ma apri per favore, perché questo qui veramente dice che ha bisogno di queste medicine e questa porta va aperta. Va aperta questa porta. È un casino, la proprietà è la nostra e ti chiedo cortesemente di aprire questa porta. O se non aspetta i carabinieri. Aspetta i carabinieri se loro consentono di aprire. Deve essere scritto, non è facile. Scritto, ma io sono l'amministratrice della società. Pronto? Sì, buongiorno. No, non sono un cantiere, sono fuori. Perché? Ah, sì. Allora, è probabile che sono... Perché dopo c'è un appuntamento e prima c'è un appuntamento con te. Casomai ti chiamo io quando sono lì. A posto? Ciao, grazie. Ciao. Scusa, ma non puoi chiamare i carabinieri se stanno arrivando, perché questa situazione bisogna essere chiarita. No, il carabinieri chiarita. Se ti ha chiamato uno va bene. Mi ridai il tuo numero, perché mi sembra che quell'altro fogliettino giallo l'ho perso. Perché se eventualmente quando vengono i carabinieri questa porta va aperta. Perché se lui dice che c'ha i medicinali e le robe... Non so che ora mi trovi, perché No, fuori. Non va bene, però ridammelo per cortesia. Sì. 339.
69 167 167 80 80 81 81 81. Non perché io, niente, ora vado io da carabinieri se non vengono, perché questa situazione lui deve essere risolta, chiariamo tutte le cose, lui ci fa vedere tutti i suoi documenti di contratto e di lavori che ha fatto, che non c'è neanche autorizzazione, va a vedere l'inventario, la roba che c'ha lui e ce l'abbiamo noi e lui se la porta via tutta la sua roba in giornata di oggi. E ritira forse anche la raccomandata in questo modo. Ora vado ai carabinieri e dico... Com'è? Io come faccio? Te volevi costringermi di aprire io con la... No. Io? Con le spalle? Hai capito? Mi costringe lui, perché se no mi ha anche minacciato. Guarda, va che... Sì, perché si fa forte, perché è stato di siciliano. Com'è? Fatemi sapere quando sì, sì, va bene. Faccio dire ai carabinieri. Ah, perché guarda... Ma, senti, ma... Punto deve avere così... la dichiarazione dei carabinieri per aprire, perché io... No, io sono proprietaria. Non lo so, perché a me... Io, guarda, ce l'ho qui. No, no, ce l'ho qui. Cioè, tutti i documenti, perché secondo te io mi sarei permessa? No, io ho anche il contratto qui con la società. Sì. Che ce l'ho e c'ho il contratto non con lui, con una società. Comunque ti ringrazio. Se sono carabinieri in mezzo, ti devo fare anche la fattura. Va bene, io comunque io ti pago, eh.